Oggi di nuovo siamo tornati al Cenacolo. Ieri abbiamo letto, abbiamo proclamato il Vangelo di Giovanni che ci ha portato il racconto sul quale abbiamo meditato. Oggi abbiamo la situazione di Giuda, praticamente, che domanda: sono forse io? E questo ci fa pensare, perché in effetti ognuno di noi sa cosa ha fatto o cosa fa. Però io voglio partire con il fatto che Pietro, dopo aver risposto a Gesù che chiedeva, se ci ricordiamo, chi fosse per la gente, e questo Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Però questo Pietro, che pensa come magari pensiamo noi, che pensa come il mondo, per modo di dire, subito si oppone al progetto di Gesù. Sì, tu sei il Cristo, però io non sono d'accordo con te. Si oppone al progetto di Gesù di andare a Gerusalemme incontro alla passione e morte. Essendo il Cristo, il Figlio di Dio, tu non puoi morire. Questa era l'idea di Pietro. Pietro, magari come Giuda, non ha mai accettato l'idea di un Messia sofferente, servo di Yahweh. Tanto è vero che quando Gesù ha lavato loro i piedi, siamo al Cenacolo, lui si è in un primo momento rifiutato. E qui di nuovo andiamo al Vangelo di Giovanni. Tu non mi laverai i piedi in eterno. L'idea di Messia che avevano era di colui che sarebbe venuto a redimere Israele. Era il trionfatore. Non certo, come dicevo un attimo fa, il servo di Yahweh. Descritto nei quattro cantici di Isaia. Forse anche Giuda aveva la stessa idea, che è arrivato a tradire Gesù tentando di accelerare i tempi in cui si sarebbe manifestato finalmente come il Messia trionfatore, perché magari Giuda poteva immaginare che questo Gesù poi fa vedere chi è con la sua potenza. Perché non gli andava per niente quel tipo di Messia sofferente. Invece, come sappiamo bene, i progetti di Dio sono altri, e anche a noi capita tante volte di non accettarli. Cerchiamo di essere veri, non è così? Quando tu ragioni alla moda degli uomini e costruisci la città degli uomini, che è una città per alcuni, per gli altri vengono buttati via, buttati fuori delle mura. E Gesù
lui stesso ha voluto di morire fuori delle mura. Gesù, come con Giuda, ci offre e ci offre sempre una nuova opportunità. Vuol dire, non abbiamo perso tutto. No. Gesù ci offre un'opportunità e ci dona la totale libertà di decidere se stare dalla sua parte o no. Se essere suoi discepoli o magari suoi traditori. A noi è il compito, cari miei, di non fare in modo che i nostri errori, i nostri egoismi, la nostra infedeltà ci allontanano da quel Dio che non ci abbandona mai e che mai cambierà opinione su ciascuno di noi. E questo perché? Perché ci ama immensamente, perciò che ci ha dato la sua vita per noi.